Margherita, Margherita entra in area, Margherita, e viene fermato da Palumbo. Però palla tenuta in campo, quindi Margherita effettua il cross e c'è il pallone che sfugge a Palumbo. Tende la fischia dell'arbitro, intanto ne dispone tre in barriera, palla che spiove e la tocca Palumbo. Ancora Fermana con Valdés, Margherita allarga verso Molinari che prova la conclusione e c'è il suo tiro. Dunque Forò che abbandona il terreno di gara e siamo al 35esimo. Al suo posto Mandorino, numero 4 Forò, entra il numero 16 Mandorino. Con in prota prova la conclusione con palla controllata a terra da Valentini senza difficoltà ed è il primo intervento di una certa pericolosità, diciamo così, da parte di Valentini, che serve Manè, allarga il gioco verso Frezzi, ancora in prota, palla in area di rigore, c'è il colpo di testa da parte di Corbo per la facile presa di Valentini, verosimilmente a palla battuta effettuerà il duplice fischio, infatti è così, squadre a riposo, 0-0 nel primo tempo, un primo tempo comunque che ha visto la Fermana vicina alla marcatura in tre circostanze. Intanto vediamo scaldarsi i giocatori sia per il Campomasso che per la Fermana, con Cremona, Ferrante, e rientra Cremona. E la mossa che fino ad ora ha dato ottimi frutti in casa Fermana. Molinari per Cremona, Cremona controllo, serve Molinari che manca l'aggancio ed era una possibilità. Margherita in area di rigore e c'è l'intervento di Palumbo, accenna ad accendersi la gara. In area Fioretti, palla che schiove e c'è il colpo di testa da parte di Esposito con palla che termina di non nulla sulla traversa e poi si può battere con Molinari, ancora una conclusione che sorvola di non nulla la traversa e termina sul fondo grazioso con Clemente che termina terra, c'è il miracolo da parte di Valentini, poi il pallone a fondo campo toccato da Corbo. 22esimo, numero 18 Martiniello, classe 98, 19enne giovanissimo. E mette un pallone in area di rigore, prolunga di testa Molinari e l'uscita di Palumbo.